In questo video parliamo di qualità della musica. Questo è un tema veramente, non so se dire caldo, ma comunque un tema su cui veramente le persone, gli artisti dibattono veramente tantissimo. Dal canto nostro, in Klesma, possiamo tranquillamente dire che la qualità della musica che circola oggi in Italia è veramente altissima. E più andiamo avanti, più diventa alta. Innanzitutto è alta a livello tecnico, nel senso che le produzioni, quindi l'ingegneria del suono, proprio i suoni che vengono scelti dagli artisti, la strumentazione, fa sì che la musica sia, tra virgolette, sempre più perfetta, no? Quello che intendo è sempre che a livello tecnico ci si spinge sempre più in alto, veramente, verso la perfezione. Poi c'è il livello artistico, e quindi magari sul livello artistico già si dibatte di più. Ah, ma la musica di oggi non è niente in confronto a quello che si faceva nel passato, eccetera, eccetera. Benissimo. Allora, per affrontare questo discorso, innanzitutto bisogna un attimino contestualizzare. Cioè, oggi noi siamo nel 2020. È impensabile che artisti di una volta, che hanno avuto il successo che hanno avuto perché il mondo era diverso e perché le persone erano diverse, oggi a parità di musica, nascessero oggi, potrebbero avere lo stesso successo. Ma ovviamente è impensabile, come per qualunque cosa, non è solo la musica e l'arte, è qualsiasi prodotto. Pensa proprio a, che ne so, tutto quello che è stato inventato, un'automobile con un design di 50 anni fa, che in quel momento ha fatto boom di vendite, ma più che altro è piaciuta tantissimo, è diventata un'icona del passato. Ok, siamo d'accordo, è molto semplice capirlo che oggi, se venisse messa in commercio oggi, se non contiamo tutta la sfera del vintage, allora a quel punto lì nessuno gli darebbe retta e non penserebbe che è una cosa così bella. Quindi contestualizzare fa sempre bene. La qualità della musica oggi è veramente molto alta anche a livello artistico. Quello che manca però oggi è un po' la promozione. Quindi una volta c'erano molti meno artisti che accedevano al mercato della musica, c'era una selezione che veniva fatta dagli addetti ai lavori, a parte che c'era anche più propensione al rischio da questi addetti ai lavori, che non è una cosa da poco. Però in questo caso cosa si faceva? Quindi quel filtro faceva in modo che praticamente, avendo meno persone, queste persone poi venissero seguite da addetti ai lavori, quindi che siano uffici stampa, le etichette, i booking. Questo faceva sì che poi questi gruppi poi appunto riuscissero ad avere un sacco di successo. Chiaramente, se prima c'erano 10 gruppi che quindi avevano, mi sentirei di dire, accesso al pubblico, perché alla fine è sempre il pubblico che comanda, oggi non ci sono più 10 artisti che hanno accesso al pubblico, oggi ci sono milioni di artisti che hanno accesso al pubblico. E quindi è chiaro che le cose siano diventate più difficili. In più, oggi il mondo è diverso da 50 anni fa, le persone sono diverse da 50 anni fa. Se tu consideri che i temi di cui si parlava 50 anni fa sono quelli che secondo te sono bellissimi perché le canzoni erano profonde, perché gli artisti avevano il loro ruolo intellettuale, culturale, benissimo, a parte che ci sono ancora artisti di questo genere, però se oggi comunque le persone sono diverse, se oggi i temi, i problemi delle persone, la vita delle persone è diversa, è inevitabile che la musica sia diversa. Questo rende la musica meno qualitativa rispetto a prima? Non lo so, perché in realtà quello che sembra è sempre un po' il discorso di si stava meglio prima, e quindi 30 anni fa si diceva che la musica di 10 anni prima era migliore e quella di 20 anni prima era ancora migliore, eccetera eccetera. È certo che c'è stato, diciamo, il boom della quando veramente, cioè praticamente ormai nel 900 comunque, quando è iniziato a nascere, ma proprio dalle origini, partirei proprio dalle origini del jazz, blues, rock. È stata tutta una rincorsa, ovviamente, che
contribuita dallo sviluppo economico, dalla società che cambiava, dalla cultura. C'è stata un'epoca di trasformazione pazzesca. Ovviamente sono nate delle occasioni pazzesche, è nata della musica pazzesca. Oggi il mondo è diverso, cambia sempre più rapidamente, ma siamo sicuri che i cambiamenti che intervengono da un anno all'altro, da un decennio all'altro, adesso, dal 2000 mettiamo, dal 2010, in ogni caso, siano gli stessi che succedevano tanti anni fa? Quindi l'impatto di conseguenza deve essere lo stesso? Può essere lo stesso? Probabilmente no. Quindi tante volte si dice che la musica di qualità oggi non esiste più. Allora, prima di tutto, quindi, sono cambiati i temi. E quindi oggi parlare di altri temi non vuol dire che la musica non sia di qualità. Seconda cosa, oggi ci vuole molta più promozione, visto che il mercato degli artisti è più inflazionato, ci sono più artisti che accedono a questo mercato. Oggi c'è bisogno di più promozione. La musica di qualità è diventata più ricoperto, oggi ricopre un ruolo più marginale. Io e noi in Klezma ci rendiamo conto che molte volte la musica di qualità c'è, è tantissima, ma non viene promossa. Paradossalmente quello che succede è questo: ci sono persone che fanno musica, che ci credono, che magari non hanno semplicemente fatto studi di chissà che tipo, no, loro fanno la loro musica e basta. Fanno musica di qualità più bassa di altri, non so se direi così. In ogni caso, credono nella loro musica, prendono e investono tutto, tempo, energie, si fanno promozione. Oggi più promozione se anche a qualità di prodotto, più promozione uguale più visibilità uguale più risultati. Oggi serve la promozione. E quindi quello che ci rendiamo conto tante volte è persone che puntano tutto sulla qualità. Che cosa fanno? Artisti che puntano tutto sulla qualità spendono, supponiamo, 1000 euro per realizzare un brano. Poi, siccome loro vogliono il brano perfetto, spendono tutto il loro budget su quello. Non fanno promozione. La loro musica di qualità esiste, noi li sentiamo, veniamo in contatto con questi artisti, ma ovviamente questa musica rimane nel loro cassetto. A questo punto c'è l'altro artista che dice: ok, io spendo 300 euro per produrre il mio brano, perché a me sta bene così, la perfezione per me, io voglio fare musica e basta. Ma quell'artista è più consapevole del fatto che deve spendere soldi in promozione. A quel punto, facendo più promozioni, va in giro di più la musica di questo secondo artista, e questo molte volte è un po' quello che succede normalmente e che genera, come altre, diciamo, questioni, un po' l'idea che in giro ci sia musica di qualità più bassa. In realtà la musica di qualità è più alta, solo che gli artisti che fanno musica di qualità devono rendersi conto che oggi la promozione è veramente diventata fondamentale.